Siamo con l'architetto Antonio D'Angiolella, specialista in restauro, tra parentesi, che è il direttore dei lavori di ristrutturazione dell'Annunziata. Pare che ci siano delle notizie buone. Sì, sono delle ottime notizie. Ci sarà il completamento della facciata dell'Annunziata, dell'atrio portico dell'Annunziata. L'amministrazione aveva stanziato dei primi fondi per fare solo una messa in sicurezza. Oggi l'amministrazione mette a disposizione ulteriori fondi per il completamento dell'Annunziata. Giovedì c'è stato un ottimo intervento, c'è stata un'ottima riunione proficua con la sovrintendenza. Quindi a breve riprenderanno i lavori per la messa in sicurezza e successivamente ci sarà il completamento del restauro di tutta la facciata. I tempi quali possono essere? Orientativamente entro Pasqua sarà tutto finito. Il primo step sarebbe? Il primo step ottimisticamente tra un mese, insomma. Quello riguarda la messa in sicurezza. La messa in sicurezza. Dopodiché si passa al restauro. E per quanto riguarda il problema del crollo possibile della cupola? Questo non è oggetto di questa progettazione. Io mi sono occupato della facciata atrio, cioè dell'atrio e della facciata disegnata da Bartolomeo Questa qua. Invece il progetto del recupero dell'intera chiesa e dei locali qui a fianco, che sono in uno stato di degrado, come vedete anche loro avanzati, sono oggetto di un'altra progettazione più ambiziosa che ha posto in essere l'amministrazione. Quindi quelle impalcature che vediamo sul lato, accostato alla chiesa, sono ancora, fanno parte della chiesa questi locali e sono oggetto di una progettazione più ampia che ha previsto. Ma un restauro completo della chiesa all'interno? E questo è quello che hanno previsto, ma lo sta facendo un altro gruppo di studio. Quindi hanno cominciato comunque con l'esterno? Hanno cominciato con tutta la chiesa. Io sono intervenuto solo sulla facciata e sul portico. Sindaco, l'architetto ci ha chiarito quali sono i tempi che dobbiamo aspettare per avere di nuovo il lavoro che sta facendo attualmente. Intanto credo che sia un'iniziativa storica per la nostra comunità, la quale è legata sia spiritualmente che culturalmente a questo luogo bellissimo che è la chiesa dell'Annunziata, inserita nel complesso dell'Annunziata. Un lavoro di programmazione importante portato avanti con grande spirito di servizio da parte dell'assessore Villano, con la commissione lavori pubblici e anche insieme all'epoca all'assessore Melillo e oggi l'assessore Sguiglia. Un lavoro di squadra che vuole portare a far risorgere nel vero senso della parola questa bellezza architettonica. Ecco, per questo parlavamo di fondi. L'architetto ci ha detto che una prima tranche che riguarda la parte esterna l'avevate già stanziata, poi avete trovato fondi ulteriori e andremo avanti con questo tipo di lavoro. Ma l'intervento di cui oggi stiamo parlando è tutto sulla parte esterna. Sì, ma la prima fase era soltanto di rimuovere le impalcature. No, non la rimozione, la messa in sicurezza, per finalizzata poi alla rimozione delle impalcature. Quando sono saliti sopra si sono resi conto che c'è bisogno di ulteriori interventi e quindi passeremo anche ad una fase di restauro. Dal cronoprogramma che il direttore dei lavori raccontava, una quarantina di giorni questo primo intervento di messa in sicurezza, dove si farà un'impermeabilizzazione anche della prima parte del tetto e a seguire si passerà al restauro anche delle arcate basse. Insomma, è evidente che abbiamo dovuto trovare altre somme a disposizione per completare il restauro. Da dove l'avete recuperata? Attraverso un finanziamento che il Ministero mette a disposizione per gli enti locali, una scelta chiaramente dovuta da parte nostra, come dicevo, recuperare questo spazio. Ma la nostra azione non è che si ferma qui. Mentre stiamo parlando abbiamo già affidato la progettazione del restauro di tutta la chiesa, di tutto il complesso della c'è già questa parte in corso, in attività già.
No, questa impalcatura non è stata messa da noi, ma è un'impalcatura posta in essere dalla facoltà di ingegneria e quindi va in continuità come impalcatura sui lavori che sta facendo la Vanvitelli. Il nostro obiettivo è quello di buttare giù una progettazione importante di restauro e di candidarla ad ogni tipo di asse di finanziamento. Siamo fiduciosi perché oggi non è il problema la fonte finanziaria, oggi il problema sono le progettazioni. Noi abbiamo stanziato 800.000 euro come cosiddetto fondo di rotazione per avere progettazioni esecutive, per candidarle ai finanziamenti, per portare quante più risorse possibili in città. Al momento questa scommessa ci sta dando ragione, la lungimiranza di una programmazione complessa a lungo termine, quindi per riportare bellezza in città, è la strada che ci sta dimostrando che quando si lavora con visione, ma soprattutto con stretto contatto con la cittadinanza, i risultati arrivano. Quindi siamo intanto felici che finalmente riportiamo dignità alla facciata. Primo blocco di lavori, 40 giorni, subito dopo, avendo completato l'iter amministrativo per l'altra parte di copertura economica, continueranno i lavori come veniva declinato dal direttore dei lavori. Mi fa piacere che si è trovato qui casualmente e può riportare anche a conoscenza della città questo momento. Un'ultima domanda relativa all'impalcatura all'esterno. Sì. Quelle là chi le dovrà rimuovere? Chi le farà rimuovere? Intanto va specificato che la parte esterna è in concessione alla Vanvitelli, quindi ritengo che così come è cantiere dove adesso ci troviamo sulla parte di loro competenza, anche l'università si sta adoperando per sviluppare una progettazione di restauro da poi sottoporre alla sovrintendenza competente e poi partire con i lavori e poi la rimozione della impalcatura. Noi abbiamo fatto abbiamo avuto un colloquio, anzi più che un colloquio, una corrispondenza epistolare con l'ASL e con la Vanvitelli, e questo è il percorso che si è evidenziato. Interverranno seguendo quelli che sono poi l'iter amministrativo, l'iter burocratico. Questo è quanto. Sì, però c'è una cosa che resta un po' appesa: quella impalcatura costa all'amministrazione oppure qualcosa? Perché che io sappia, e mi è stato detto da uno dei componenti della sua amministrazione, di cui preferisco non fare il nome, che costa al comune di Aversa l'affitto di quel ponteggio. E se è proprietà della Vanvitelli la facciata, perché dovrebbe pagare il comune di Aversa? Nella sua domanda ha trovato la risposta. Quindi il comune di Aversa non c'entra. Io posso pagare un'impalcatura per casa sua, dottore? Non penso, quindi... Poiché lì poi faremo sempre un approfondimento, ma per quel che mi riguarda, se la facciata è di competenza, in concessione nel complesso dell'annunziata dato ad un altro ente, è improbabile che il comune di Aversa illo tempore avesse fatto un impegno per pagare un qualche cosa a servizio di una proprietà di un altro ente. Quindi bisognerà verificare, perché oltretutto hanno dato pure delle cifre che sono abbastanza grosse. Onestamente verificare, perché io sono sempre uno che ama approfondire, ma visto che la facciata non è data in concessione all'ente comunale, trovo difficile che negli anni chi mi ha preceduto abbia pagato una cosa che non era di sua competenza.